Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento sul restauro dei miei vecchi Game Boy. Quest'oggi è arrivato il momento di vedere come ho restaurato il mio Game Boy Advance. Questa console è probabilmente il mio Game Boy preferito. Una console ergonomica, comoda e con un display di dimensioni decisamente generose. Come per tutti gli altri Game Boy, purtroppo è penalizzata tantissimo da un display a bassa definizione senza alcuna retroilluminazione. Motivo per il quale all'epoca andai a sostituire questo Game Boy Advance appena entrò in commercio il Game Boy Advance SP, in modo da poter giocare anche in condizioni di luce scarsa. Ma finalmente è arrivato il momento di rendere nuovamente utilizzabile il mio vecchio Game Boy Advance. Nel mio video vi farò vedere tutto il procedimento con cui ho restaurato questa console, ma nel caso in cui voleste anche voi replicare quanto da me mostrato, vi consiglio, oltre ad affidarvi a personale esperto in grado di effettuare questi interventi senza danni, di seguire scrupolosamente il tutorial del produttore dei componenti che andrete ad acquistare, visto che l'operazione potrebbe essere leggermente diversa in base ai pezzi che andrete ad utilizzare. Anche per questo restauro teniamo solo la scheda madre e mettiamo da parte tutto il resto. La scheda madre infatti sarà l'unico componente che andremo a riutilizzare. In questo caso, visto che i contatti delle batterie sono decisamente ossidati, ho provveduto alla loro sostituzione con dei contatti identici agli originali ma con la cromatura in perfetto stato, in modo da garantire un perfetto contatto elettrico delle batterie. Visto che dovevo saldare i nuovi contatti delle batterie, ne ho approfittato anche per occuparmi della scheda di controllo del display. Questa scheda presenta due flat di collegamento. In base alla nostra versione di Game Boy Advance dovremo utilizzare una o l'altra, in base alle dimensioni del cavo flat originale. Questa scheda di controllo per la regolazione della luminosità necessita di 4 saldature. Sulla scheda del display infatti troviamo le piazzole per il tasto L, R, Select e per la massa, da collegare alle piazzole apposite presenti sulla scheda madre. Mai come in questo caso vi raccomando di far effettuare le saldature a chi se ne intende, visto che sono di precisione e non esattamente alla portata di tutti. In ogni caso è sempre possibile installare il display senza alcuna saldatura, perdendo così la regolazione della retroilluminazione che resterà sempre attiva e sempre al massimo. Una volta effettuate tutte le saldature ho pulito la scheda con uno spazzolino e dell'alcol isopropilico, così da eliminare qualsiasi tipo di sporco e qualsiasi tipo di residuo di saldatura, e mentre si asciugava sono passato la scocca. Prima di tutto ho messo in posizione il biadesivo che terrà in posizione il display nella parte interna e ho incollato il vetro di protezione. In questo caso un vero vetro di protezione e non un vetro in plastica come invece veniva fornito originariamente da Nintendo. Dopo aver rimosso ogni traccia di polvere dal vetro di protezione e dal display, ho momentaneamente collegato il display alla scheda di controllo e alla console e l'ho alimentata in modo da poter allineare correttamente il display con le cornici del nuovo vetro di protezione. Una volta soddisfatto dell'allineamento, ho effettuato una pressione sul display in modo che il biadesivo facesse presa, andando così a completare l'assemblaggio del display. A display assemblato ho installato una protezione per evitare cortocircuiti e sono andato a posizionare la scheda di controllo, avendo cura di isolare con del nastro Kapton ogni contatto elettrico. Ho posizionato la gomma piuma a protezione del display e delle schede e sono andato a mettere in posizione la scheda madre, collegando ovviamente tutti i flat dei cavi e incastrando con cura lo speaker nel suo alloggiamento, senza dimenticare la lente da posizionare anteriormente per l'illuminazione dell'indicatore di carica delle batterie stilo. Avvitata la scheda madre, utilizzando le nuove viti incluse con la scocca e facendo attenzione alla lunghezza delle stesse in modo da evitare danni, ho rimesso in posizione le levette dei tasti laterali e di tutti gli altri particolari di plastica che andavano a comporre questa console. E ovviamente senza andare a dimenticare tutti i tasti A e B, i tasti direzionali, i tasti Start, Select e le loro gommine conduttive. Inserita e riavvitata in posizione la scocca posteriore, rimesso in posizione il coperchietto delle batterie, la console è finalmente completa. Un breve test di funzionamento per assicurarmi che non ci fosse alcun problema e a prova della perfetta realizzazione ho applicato una replica dell'etichetta originale del Game Boy Advance che dona un tocco di originalità a tutto il restauro. Rispetto al display originale siamo su tutt'altro livello. Il display IPS retroilluminato ha una nitidezza elevatissima, oltre
ha un contrasto e dei colori decisamente ottimi per una console di questo tipo. La retroilluminazione, regolabile su più livelli, garantisce una visione sempre ottimale in ogni condizione di luce e permette, quando non necessaria, di risparmiare batterie e affaticare meno gli occhi. Per completare il restauro, più che altro per un fatto di comodità, ho acquistato una cartuccia apposita con slot micro SD, in modo da avere sempre con me tutti i miei giochi preferiti, senza scomode cartucce da sostituire in continuazione e senza dovermi preoccupare di eventuali batterie tampone che possono causare problemi con orologi e sistemi di salvataggio. A distanza di quasi 20 anni, quindi, ecco come ho ridato vita a un vecchio Game Boy Advance, rendendolo una console più al passo con i tempi e in grado di regalarmi nuovamente ore e ore di divertimento, con una qualità degna di un emulatore, ma con tutta l'ergonomia che solo il Game Boy Advance è stato in grado di darmi. Se questo restauro ti è piaciuto, non dimenticarti di lasciare un mi piace. Se anche te sei appassionato di vecchie console portatili, lasciami pure un commento, ma soprattutto non dimenticarti di iscriverti al mio canale per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Ciao a tutti!